qualche ricordo, ma vecchio. Io lo dici, qualcuno. C'è fatto cosa a me, vabbè, mica... quello non succede. Ma tu dici chi l'ha fatto e poi lo dici tu. Cioè, sei tu che la ce ne sa il fatto che sia tu, che te lo succede. Ma ricordo più che altro che lo succede stanno a Cristiane che hanno passato da sotto a me. Cristiane, dopo la cena, che a me non ci sono più, e mi ho lasciato impresso veramente. Come un Pierrot, la prima volta che mi ti avanzavo un accudo, non lo conoscevo proprio, c'era questo un Pierrot. Dice che le piacevano i braccio. Dice che andremo un cagnano oggi. Quando arriva non me va a il braccio. E che è una cosa che mi ricordo sempre. Perché è un pure creatura, dai. Ah, non è vero, è venuto in Biarocca da te. Ah, sì. È venuto in Biarocca, ma noi. Ne ho venuto da sei personaggi. Di che parla quando fai i capelli con Cristiane che ha sticcato in sotto? A secondo Cristiane che ha. Tu sei un pensionato e parlo di pensione. O ci arriva l'imprenditore, parliamo di fatica. Quando arriva l'operaio, non ti macchiaggi tutto e dopo. Tonia, la poltrona di Varvire è ancora la piazza del paese. In Varvire prima si diceva tante cose. Mo non tanto, ma prima era veramente la piazza, è un giornale del paese, Varvire. Che c'è squadra fiutif? Bella domanda, che sono sempre stato con la vista, sono simpatizzante di un mulino. Simpatizzante o diffuso di un mulino? Simpatizzante. E la differenza quei? La differenza simpatizzante, sono diffuso di un tardi. Mi piacesse la squadra locale, la provincia. Tony, qual è lo pranzo che ti piace di più? A me? Mi piacciono i bracioli di Chiancarelli. Come ambia rocca lo il braccio. Però hai detto prima il braccio e poi il giangarello. C'è canzone che ti piace di più? Io sono un fan di Claudio Baglioni, mi piace a sé canzone di Claudio Baglioni. E lo film che più ti piace? Pure un film che ha fatto molto, l'hai visto. Cioè se no i film che mi piacciono a me non è che sono i documentari. O tiene qualche computer qua collegato a internet? Beh, in tuo salone non, ma che se te con il computer? E voi che spesso a navigare su questo computer. Qual è lo taglio dei capelli che è molto vecchio da moda? La cresta. Questi guagnoni che sono tutti estroversi qua, mi sembrava dei copiatini da i capelli, mo. Più brutti i figli e meglio sono i capelli. La tendura che ho richiesto qui? È sempre un biondo. Con le cance, con un biondo, se una stanchetta da tende che a terra e gli piace solo biondo. Quanti anni teneva quando è uscita la maestra? 6 anni. Chi era la maestra? Nino Mosca. Quando è che ti ha messo per conto tu? Dopo un mese che fermi il pomolo a terra, poi metti per conto mio. Tony, chi è che ha deciso che tu la puoi far via? Tu o attendi? Beh, dai dice per te, mamma, che non mi festeggia niente a stretto, ma mi hanno fatto ziano, che lo far via. E da te è cominciata la carriera. Ma Nini era te ziano a te? No, l'ha di conosciuto da faceva a ziano, facevo pure io, guagnò. E poi, ha fornito un latere e me l'ha aiutato io, e ziano mi ha chiuso. Come ti ha chiamato, Tonino o Mestre Tonino? Meglio Tonino. Tony ha fatto mai capire da una femmina? Sì, l'ha già fatto capire dei film. L'ha già fatto corso d'aggiornamento e ha fatto pure capire dei film. E la guarda una femmina l'ha fatta mai? Beh, che te ancora mi manca? Il baffo forse dice sì, ma hai capito? La guarda no. Ma in casa? Ha fatto me la guarda non morta. Sì, l'ha già fatto, almeno l'ha già fatto 4 o 5. E che problemi ci sono quando fino alla guarda non morta? Problema non sto, la preta gli dice, non è che dice che ci faceva un melone suo, quando arriva si faceva, gli vecchi appena morte e non li dico. Tony, stai qualche cliente che ancora pensa a chi da vecchia calendarietta che li firma la nuta di una volta, chi da cubrota, la ricorda? Certo sempre, tutto l'anno dice, Tony, quando fai che di calendario per cento? Ho fatto che non ne faccio più che di calendario. Ma piacere a farlo.
stona ancora qualcuno che viene alla maestra alla potenza? Beh, tagliati c'è molto guagnone che gli insegnate. Hanno passato 5 anni, ma non lo fai più nessuno questo mestiere qua. Sarete tutti impegnati, guagnone. Sono meglio i videogiochi, gli alle stazioni, i bar. Vanno per barrile. Tony, ci so chi che fa una politica che vengono da te a farsi i capelli, la barba. E beh, di non tenerlo qui, a me mi piace sempre fare i capelli a cristiani che non so politica. E c'è problema te donne chi te? Un sacro problema donne chi, a uno vecchio sempre l'ora. Vabbè, chi sono politicante? Tony, l'intervista è fornuta. Vuoi dire qualche altra cosa? Beh, dai, dicevo da te. È meglio avere più pilo che tutte. Che i cristiani poi capitano da te, non vorrei che prendessi proprio a fatica. Allora è meglio che c'è un piccolo pilo di chiunque per i cristiani e la fatica con te. E speriamo che qualche guagnolo faccia la stessa strada che gli fatti. Grazie, Tony. Ci sentiamo. Allora.